Vantatevi pure, oh, Avellini. Ci si mettono anche le foto. Intanto avete fatto circa la figura di merda, vai. Questo è a peorone, vai. Mettiti a peorone, vai. Bella a tutti ragazzi, benvenuti su Nemmetti in Mars e siamo di nuovo qui su venerdì 13 e mi costa caro riportarlo perché mi ero ripromesso di non portarlo più. Infatti ragazzi, sono 6 mesi che non avevo nemmeno il gioco installato sul mio computer. E sinceramente mi ero ripromesso di non portarlo più perché diciamo che io ero uno dei più grandi sostenitori di questo gioco qua. Chi mi segue lo sa benissimo. E purtroppo gli sviluppatori hanno fatto secondo me un po' i vigliacconi, nel senso che in poche parole loro hanno raccattato la grana perché questo gioco ha avuto un enorme successo perché loro avevano fatto il conto di vendere un massimale ipotetico di 30.000 copie, proprio un massimale, e invece il gioco ha venduto subito nei primi giorni ben tipo 70-75.000 copie, tant'è che se vi ricordate i server del gioco crasharono. Il problema è che loro invece di risolvere le problematiche, secondo il mio punto di vista e secondo quello che è stata l'evidenza dei fatti, hanno chiappato i soldi. Buonanotte Arzecchio. Infatti per parecchi mesi c'erano molti problemi di connessione al server, di non si poteva entrare a fare le partite, bug contro bug mai risolti, facevano un lavoro dopo mesi e mesi e riaggiungevano altri bug su altri bug ancora. Un casino. E cosa è successo? Loro si sono dedicati, hanno chiappato i soldi, si sono dedicati subito a un altro gioco che è praticamente uno shooter zombie inutile, fra l'altro, e hanno abbandonato un po' questo gioco qui che anche se non era in accesso anticipato, ma comunque bisogna lavorarci, ragazzi, ottimizzarlo perché non è affatto ottimizzato. Adesso io non so quali progressi hanno fatto. Ho ripreso il gioco perché so che hanno aggiunto il gioco offline che prima non c'era, tanto è anche in italiano che prima non era in italiano, tu muori, e quindi bisogna vedere anche come l'hanno tradotto. Quindi andiamo a vedere questo gioco offline, c'è bot offline che praticamente credo tu possa scegliere a questo punto di fare Jason e giocare contro dei bot offline che mi sembra, ecco, una parentesi abbastanza inutile perché se c'è il multi perché devo andare a fare con i bot online. Mi sembra un po' inutile. Andiamo a vedere questo virtual cabin. E comunque adesso ci tengo a precisare che io da questi sviluppatori qua non comprerò più nemmeno uno spillo. Perché ragazzi non ci si comporta così. Detto questo, andiamo a vedere cosa hanno fatto. Io chi sono? Cosa sono? Non si sa. Sono in casa. Ok, non è tradotto in italiano, perfetto. Quindi, niente, c'è proprio double vision. Cioè, praticamente l'intro è tradotto in italiano, poi vai a fare il questa specie di robo qua che è in inglese. Solite inchiappettate, no, del gioco. Solito lavoro fatto a metà. Neanche il maiale, ma è il plastico, bello, sì. Va bene, quindi girotto per qua e che è chiuso. Qui spia. Qui si appropinquano. A me cosa mi frega? Va bene, ma cosa mi frega a me? Sì, la bendana. Vantatevi pure, oh, Avellini. Ci si mettono anche le foto. Intanto avete fatto circa la figura di merda, vai. Questo è a peorone, vai. Mettiti a peorone, vai.
Che senso ha mettere le porte chiuse? Che... praticamente, ragazzi, questa è una specie di museo dove c'è tutte le cose, i film, gli attrezzi che lui usa, le scene. A me mi sembra una roba abbastanza inutile e senza senso perché, voglio dire, se volevo fare il collezionista me li compravo questi oggetti qua, me li mettevo in casa, nel senso. Preferirei che loro avessero fatto qualcosa di più sul gioco, tipo il single player che doveva uscire ad agosto, ma si vede per loro agosto è un mese che non esiste perché il gioco è ancora in single player, non lo vedo. Non si può nemmeno uscire, insomma, hanno fatto questa secondo me. Per il mio modesto punto di vista, roba inutile che per uno che ha voglia di giocare a questo gioco, sicuramente non ci fa niente, no? Perché cosa gli frega? A uno che vuole, a un videogiocatore medio, il videogiocatore medio, cosa gli frega di sta a vedere i questa casettina qui con la descrizione degli oggetti e delle scene che lui usa e c'è già il gioco, no? Ti spiega la speciale effetto artista Tom Savini che poi, cioè, voglio dire, si esaltano come se loro avessero fatto un lavoro fatto bene. In realtà hanno fatto un lavoro che rasenta, non dico la una parola brutta, ma quasi, perché poi alla fine hanno lasciato il lavoro, si può dire, a metà, nel senso che noi abbiamo venduto e tanti saluti al secchio. Poi, se il gioco è pieno di bug, se il gioco per entrare, perché io mi ricordo quando giocavo io e sono livello 37, quindi un bel po' giocato, ho più di 100 ore su questo gioco, quando giocavo io. Delle volte capitava che o non entravi affatto in una partita o per entrare ci voleva diversi minuti e loro se ne sono sbattuti. Poi bug contro bug, lag continui. Io mi ricordo addirittura una volta sono entrato, c'erano proprio i personaggi, gli altri personaggi che erano online con me che proprio camminando laggavano, cioè te li vedevi che proprio laggavano, non facevano un passo dritto perché laggavano. E poi si fanno questa autocelebrazione di tutti gli oggetti, tutta descrizione delle foto del team di sviluppo, come se avessero fatto, capito, tutto ottimo, tutto perfetto. Mamma da caga. Dai, via. Abbandoniamo. Ora io cerco sempre di essere diplomatico, però siccome a me le prese per i fondelli non mi piacciono, allora, cerchiamo di fare una cosa sensata. Invece di perdere tempo a fare questo sorta di gioco offline che non è un gioco, voglio vedere i bot offline adesso. È un nonsense questo, perché se c'è il multi, cosa ci fa? Perché devo andare contro i bot? Animatori, massimo 7, mettiamo 7. Normal, easy, hard, normal. Io voglio dire, no? Te fai una cosa che in multi me la fai offline, ma qual è il senso se c'è il multi? Non lo capisco. Sistema il multi e fai la modalità storia come avevi promesso. Non andare a cercare di mettere, perché questi poi sono, tanto per metterci una toppa, no? Anche queste sono prese per i fondelli. Ah. Capelli che si illuminano di giallo perché è passato vicino al fuoco. Anche questo è un bug vecchio, no? E tutte le volte rimane. Make them remember what they did to us, Jason. E Jason! Kill them. Non era in italiano? Ora io voglio vedere il bot qui come si comporta. Secondo me è una gran cavolata perché poi, insomma, l'intelligenza artificiale è molto molto limitata, quindi essendo un gioco diciamo parecchio stealth questo,
è molto collaborativo, non ha senso fare un gioco con i bot. Guarda, corrono come dei pazzi. Guarda, non chiudono neanche la porta. Guarda, i bot. Ma che. Io non so se lo fanno. Cioè, io penso che gli sviluppatori. Guarda. Il senso di aver fatto un gioco così offline con i bot. Qual è il senso? Non chiudono neanche le porte, non chiudono. Cioè, siamo sul patetico barra ridicolo. Poi non mi ricordo neanche più come si afferra, con la E si afferra. Ah no, col tasto destro, non me lo ricordavo neanche più, quindi vi potete immaginare la mia abilità. Allora, questa, anche questa è aperta come porta da sfondo, ma è aperta. Allora, trappola. Non me la mette. È sempre dentro e non è scappato. Sempre dentro e mica è scappato, perché sarebbe troppo facile scappare. Capito? Ma questa almeno è chiusa. Una porta su due le chiudono. Quanto ci mette a sfondare una porta? Ma spacchiamo anche questa. Furbizia. Ah, rallenta pure. Se no era difficile. E qua. Il coltellino, mamma mia. Lei, via. Entri lì, è chiuso, ma dove entri? E questo è il bot. E questo è il bot. Ti colpisce e poi ti viene sotto e aspetta che tu ti riprenda. Questo è il bot. Cioè, tipo, se io metto la trappola qui e ci va un bot non la evita. Non vede che c'è una trappola e la disinnesca perché è un bot. Qual è il senso di fare un gioco così offline? Non c'è. Questo è il bot. Questo è il bot. Si è praticamente glitchato lì nel sasso e continuava ad andare avanti stando fermo. Non è che dice torno indietro, lo evito. No, no. Proprio un lavoro no sense. Giusto per gli sviluppatori di questo gioco. Guarda, riafferma là un'altra volta, non si sa come mai. Qui c'è uno dentro casa. Che sta facendo? Guarda, si è glitchata un'altra volta.
Io non riesco a fare. Non riesco a fare la kill perché sono dentro un laghettino. Perché devo avere 3000 km liberi per fare la kill, perché sennò non ce la fa. They deserve to die, Jason. Make them suffer. C'è uno che è 3 ore dentro la casa, ma vi. Cioè, un altro ti avrebbe visto, no? Non si muove di lì. Ancora dentro. Scommetti che è sotto il letto. Il posto più idiota. Dove mettersi? Sotto il letto. Perché? Perché sei un bot del cavolo. Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we. Io ne ho uccisi 2 in zona. Questa è mezz'ora che è dentro la casa. Non si sa cosa sta facendo. Adesso è risaltato dentro. E non si sa perché questo sta 2 ore. Io intanto ne ho ammazzati 2 qua intorno. Quindi un giocatore online mi avrebbe visto, no? Sarebbe fuggito da una mezz'ora almeno. Spero che sia uscito, almeno quello. Oh, i vetri erano rimasti a metà, bello. È sempre dentro. Mica è uscito. Scommette che si è messo dentro l'armadio. Ah. Questo è il bot. È il bot. That's my Jason. That's my special, special boy. Io arrivo dentro casa, lui mica non poi non dice sei una casa piccola, non ci avvi riuscite, no. In una casa enorme, cosa fa uno sotto il letto, uno dentro l'armadio. Tu ucciso. No, la traduzione è sempre quella. Alla rumena. Tu ucciso. Allora, abbiamo visto il bot offline che non ha senso in un gioco multi, dove la preponderanza di questo gioco è multi, dove se c'è un minimo di divertimento c'è in multi, e mi vai a fare il bot offline per cosa? Perché così almeno te puoi fare Jason quando ti pare. Sì, ma se mi metti dei bot offline che uno va sotto il letto, uno dentro l'armadio, uno si glitcha nella roccia, quell'altro si glitcha, quell'altro sta mezz'ora dentro la casa e ti aspetta, non c'ha senso, è inutile. Io non capisco perché fare questi lavori, in senso, ma anche un bambino di 10 anni lo capisce. Se loro per modalità della storia hanno inteso questa cavolata qui, secondo me questa è un'altra modalità, mettici una toppa per farli sta zitti, capito? Virtual Cabin che senso ha fondamentalmente in inglese, poi il gioco metà italiano, metà inglese, entice, cioè poi forse sono stati degli sviluppatori che dicono ah, hanno fatto un lavoro perfetto, come coronamento del loro lavoro perfetto hanno fatto questa sorta di museo dove vedere tutte le cose particolari del gioco, allora lo gradisci. Ma farlo quando il gioco per tanti versi fa pietà, perché per tanti versi fa pietà, è ridicolo. Fondamentalmente dico, il bot offline è un'altra cosa ridicola, perché è un no sense. Quindi ragazzi, questo è un lavoro sbrigativo fatto male, pertanto almeno gli mettiamo 2 o 3 cavolate, tanto stanno zitti. Cioè, praticamente noi videogiocatori ci trattano come se fossimo degli inebiti imbecilli, dove va bene qualsiasi cosa e noi, ah sì, ah grazie, che bella. Non siamo questo, purtroppo non siamo questo. Io da
Dai, cari sviluppatori e editori di questo gioco, io non ci compro più uno spillo, mi dispiace, ma... Comunque, ragazzi, come al solito, queste sono prese per i fondelli, punto e basta. Se io prima il gioco lo valutavo 8, poi dopo con quello che è successo l'ho valutato 6, adesso con questa cagata lo valuto 4. Se continuano, poi finisce che lo valuto 0. Poi va bene, io tanto, ragazzi, sono... Un canale piccolino, quello che dico può anche non contare niente, ma ragazzi, non è quello che io dico, non dico che deve contare. Deve contare il fatto che non dobbiamo farci prendere per i fondelli, perché queste sono prese per i fondelli. E quando un team di sviluppatori, editori, produttori, chiunque c'è nel mezzo, accetta queste cose qua, noi dobbiamo prendere coscienza e dire: ok, te non vendi più un gioco da ora in poi. Tieni, cari, i soldi che guadagnava, perché se no ragazzi sarà sempre così. Usciranno sempre giochi che promettono tanto e poi alla fine, una volta che chiappano i soldi, ci mandano a quel paese, capito? E poi, nonostante tutto, fanno uscire queste cavolate qui e sono continue, prese per i fondelli anche queste, sono continue, perché non è una cosa fatta seriamente, è una cosa tanto per, capito? Sono continue, prese per i fondelli, piuttosto non fare niente. Tanto ormai la figura l'hai fatta. Non fare niente, il gioco è questo. Hai preso soldi, tanti saluti, ciao. Va bene, noi ne prendiamo atto, basta. Continua a fare questi lavori che no sense, copia e incolla, tanto per. Non hanno ragione di esistere. Vabbè, ragazzi, io comunque mi scuso, perché però io quando vedo che ci sono delle prese per i fondelli, mi incavolo perché è un'offesa anche alla mia e alla vostra intelligenza. Quindi, ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Come sempre, iscrivetevi al canale, commentate, ditemi anche la vostra. Ci vediamo alla prossima, ciao belli.